Catanzaro tra passato e futuro, un progetto necessario. E questo è il titolo di un convegno organizzato dalla Fondazione IMES e Italia Nostra per discutere dell'ormai acclarata crisi che sta vivendo la città capoluogo di regione. All'evento, che si è tenuto nella sala Calderazzo del Palazzo della Provincia di Catanzaro, sono stati invitati gli esponenti dell'amministrazione comunale, provinciale e regionale e molti altri tra saggisti, urbanisti e cittadini, con un unico obiettivo: contribuire a ridisegnare il nuovo volto al capoluogo, a partire dal recupero del centro storico per finire con lo sviluppo del nuovo centro direzionale di servizi di Germaneto e il recupero della pineta di Siano e di Giovino. Per Armando Vitale, presidente della Fondazione IMES, si è trattato di un dibattito non rituale, utile ad una partecipata e forte discussione pubblica sul destino di Catanzaro, città che va via via perdendo l'identità storica che la caratterizzava. E la città ha bisogno di un autentico piano strutturale comunale. Noi attualmente abbiamo una bozza ancora inarticolata, non ci sono strumenti urbanistici che in questo momento possano ripensare e regolare lo sviluppo futuro della città. C'è molto da lavorare, c'è molto da discutere e c'è da sollecitare l'opinione pubblica cittadina a guardare al futuro di questa città. Noi sappiamo che Catanzaro non è l'autentico capoluogo di regione. Le statistiche la danno indietro a Cosenza, la danno indietro a Reggio Calabria, che sono città più dinamiche, città più vive. Penso per esempio alla questione drammatica del commercio in una cittadina come la nostra. E allora bisogna invertire la tendenza, e per invertire la tendenza si deve aprire un grande dibattito pubblico che ricada positivamente sulle istituzioni. Il Consiglio Comunale si deve impegnare, auguriamoci che non ci siano più crisi repentine e improvvise di giunte. Insomma, c'è bisogno di interlocutori politici forti, che si tratti dell'opposizione, che si tratti di chi governa.